Bene, buongiorno a tutti. Siamo qui per questo panel con l'industria discografica. In particolare è un panel abbastanza unico perché siamo riusciti a riunire in questo panel della FIMI, della Federazione Industria Musicale Italiana, i presidenti delle tre principali multinazionali che sono attive in Italia. E quindi ci confronteremo. Abbiamo appena avuto un panel che si è concluso poco fa, molto interessante sul mondo dell'A&R, sul mondo della ricerca degli artisti. Tante cose sono emerse e che sicuramente torneranno anche in questo panel. Io farei vedere semplicemente come introduzione, e poi passiamo agli interventi, alcuni dati che mostrano come è cambiato realmente questo settore negli ultimi anni. Basta vedere una cosa: i ricavi da formato. Come vedete, i ricavi da formato, questo è il dato globale, ma è chiaramente identico anche per il nostro paese. Mostrano e raccontano quella che è stata la rivoluzione di questo settore, passando attraverso il mercato fisico, poi il download, l'ad supported, lo streaming sostenuto a pubblicità, lo streaming in abbonamento, il modello dei diritti e in generale tutto quello che ha cambiato radicalmente questa industria. Se passiamo poi a una slide successiva, abbiamo una fotografia dell'Italia che in 10 anni è radicalmente mutata. Pensiamo a quello che era all'epoca il mercato fisico, quello che è oggi e quello che era all'epoca la tecnologia che stava crescendo più velocemente di tutte, che era in realtà il download, e come anche questa tecnologia oggi in pochi anni sia stata superata dallo streaming, che ha trasformato radicalmente il settore. L'ultima slide invece racconta quello che è avvenuto quest'anno in questo paese. È un salto epocale, un salto definitivo, se possiamo dire, sotto certi profili, degli abbonamenti avvenuto durante il lockdown. Noi siamo passati da un 67% di mercato a dicembre 2019 a un 80% a giugno, cioè un salto che in altre ere sarebbe durato qualche anno questa trasformazione. Ecco, su questo direi che ci possiamo confrontare, perché partirei proprio da questo profondo cambiamento che ha attraversato queste aziende e lancerei la palla subito a Alessandro Massara, presidente di Universal. Come si è trasformata questa azienda e anche cosa avete fatto proprio in questo periodo nel nostro paese per proseguire un'attività? Qui ci sono moltissime aziende che stanno guardando a quello che è accaduto nel nostro settore, nel digitale, proprio per capire qual è stata la reattività di questo mondo che era già in profonda trasformazione. Buongiorno a tutti. Enzo, la trasformazione della nostra azienda ovviamente non è accaduta in un solo giorno, ma ha richiesto parecchi anni. Essendo il settore della discografia il primo settore a entrare prepotentemente nel digitale, in qualche maniera siamo stati come settore dei pionieri, perché abbiamo fatto quello che altre industrie adesso lentamente stanno facendo, posso dire che stanno copiando l'industria musicale. Per cui quello che abbiamo fatto all'inizio è stato quello di abbracciare ovviamente la tecnologia. Abbiamo avuto la fortuna in Italia, sfortuna, fortuna, sfortuna di essere arrivati dopo altri paesi che hanno abbracciato il digitale della musica prima di noi, fortuna perché abbiamo potuto copiare. Copiare significa guardare quello che succedeva all'estero e cercare di riproporlo nella realtà italiana. Per quanto riguarda l'azienda che dirigo in Italia, sono due le cose essenziali, secondo me. Quello che abbiamo fatto per trasformare la mentalità aziendale da un lato, e quello che abbiamo fatto a livello di ricerca artistica dall'altro. Le due cose sono andate mano nella mano, congiuntamente, perché da un lato ho cercato con i miei collaboratori di introdurre una mentalità digitale all'interno dell'azienda, incontrando ovviamente qualche piccola resistenza all'inizio, ma poi tutto è andato liscio. Organizzato negli anni dei seminar con il mio corrispondente svedese,
direte voi perché svedese, perché è il primo paese che ha abbracciato il digitale. L'ho pregato di venire, è venuto 2 o 3 anni consecutivi a farci dei sorti di non dei corsi, dei piccoli seminari, e questo ha aiutato molto, perché comunque quello che lui ci diceva alcuni anni fa, che all'epoca per il mercato italiano sembrava completamente irrealizzabile, poi oggi si è completamente realizzato. Vi racconto un aneddoto. Questo mio collega, che non è più nella nostra azienda, adesso lavora con Yab, dopo 2 o 3 anni è venuto da me, io l'ho invitato di nuovo a venire, mi ha detto: Alessandro, non ho più niente che vi posso insegnare, ci avete raggiunti. Questo mi ha fatto capire che l'azienda finalmente, il giudizio esterno mi ha fatto capire che l'azienda si era completamente trasformata, e mi ha fatto anche molto piacere. Dal punto di vista della ricerca artistica, devo dire si parla tanto di musica hip hop, rap all'interno delle piattaforme di streaming. Devo dire che la nostra azienda ha sempre investito in questo settore, da sempre, anche prima dell'esistenza dello streaming, per cui ci siamo trovati decisamente a nostro agio a continuare in quella direzione, ma non abbiamo dimenticato il resto. Ora la sfida che abbiamo è quella di allargare a diverse forme musicali le nuove tecnologie. E su quello che è accaduto negli ultimi 7-8 mesi, come tutte le aziende, abbiamo deciso di chiudere. Avevamo un codice Ateco che avrebbe consentito anche di rimanere aperti durante il primo lockdown. Ho deciso comunque di chiudere, perché mi sembrava la scelta giusta. Ci siamo onestamente adeguati molto molto velocemente, la tecnologia ci ha aiutato tantissimo. Avevamo già installato su tutti i computer, sia i nostri laptop che tablet che i computer aziendali, non voglio fare pubblicità, comunque l'applicazione Zoom, che però in pochissimi di noi usavano. Siamo stati costretti da un giorno all'altro ad usarla tutti, e ci siamo, come dire, è stato una lunga rincorsa, perché all'inizio direi solo il 60% della popolazione aziendale aveva laptop o tablet o computer aziendali a casa. Devo dire che dopo poche settimane ci siamo attrezzati, per cui oggi orgogliosamente ti posso dire che tutta la nostra popolazione aziendale può lavorare da casa. Ci è mancato lavorare in ufficio? Sì, tantissimo. Per il tipo di lavoro che facciamo, io penso che sia essenziale la socialità, e sia essenziale anche lavorare insieme e gomito a gomito, anche fisicamente. Ce la siamo cavati? Sì. Abbiamo continuato a produrre dischi? Sì. Dopo il primo momento di smarrimento abbiamo subito pubblicato degli album e abbiamo continuato a lavorare. Fra mille difficoltà, ma abbiamo pubblicato tanti dischi, abbiamo avuto parecchi numeri uno anche durante il lockdown, per cui sono contento del lavoro che abbiamo effettuato. Spero si possa tornare presto alla normalità. Certo, una lezione l'abbiamo imparata. Alcune cose, alcuni lavori si possono svolgere da remoto, e probabilmente dovremo rivedere per il prossimo futuro anche i nostri moduli di organizzazione aziendale, perché questo lockdown ci ha insegnato che è possibile lavorare anche da remoto. Io personalmente non lo preferisco. Perfetto, Marco. Tu hai una grandissima esperienza nel corso degli anni di varie trasformazioni. Sei stato anche citato nel famoso libro su The Rise and Fall della grande Amy. Stanley the Pig. Esatto, raccontaci il tuo. Non ho dato quel titolo, ho dato il sottotitolo. Beh, ma recentemente ho letto un articolo a proposito di Steve Barnett, che è il capo, o è stato il capo della Capitol Music Group, e si è ritirato da qualche giorno, ha annunciato il ritiro, e c'era citato molto questo libro, mi è venuta alla memoria quel periodo come altri periodi. Ma direi che tutti noi abbiamo avuto un'esperienza di qualche anno, e quello che potrei riassumere sinteticamente è che comunque
a partire da più o meno la fine degli anni 90, inizio anni 2000, c'è stato questo radicale cambiamento, cesura tecnologica che non è stata culturale, o è meglio, è stata culturale, ma è avvenuta grazie alla tecnologia o a causa della tecnologia, e la musica è stata la prima a esserne interessata. Alessandro ha riassunto molto bene il fatto che quello che abbiamo attraversato noi come settore è stato poi utile per altri per capire come muoversi nella fruizione moderna, tecnologicamente moderna, ma non solo, di tutti i contenuti. E quindi non starò a ripeterlo, posso aggiungere alcune piccole cose. Ogni momento in cui c'è stato un cambiamento, e io credo molto nella dinamica costante di cambiamento, l'ho sempre creduto, e credo che questo sia stato il motore quando mi ha portato alla guida dei Warner in Italia, mi ha consentito di fare un reboot di tutto il team, di tutta la società. È la curiosità per il cambiamento, la capacità di adattamento. Questo settore ha dimostrato, malgrado ci fossero stati negli anni, fino a qualche anno fa, un grandissimo dubbio da parte di consumatori, artisti, operatori diversi da quelli dell'industria sulla capacità di avere rilevanza. Ha dimostrato che in realtà la rilevanza c'è. Questo è un lavoro che ha richiesto principalmente un grande sforzo di cambiamento di mentalità, un grande sforzo di conoscenza di quello che arrivava come nuovo e che è tutti i giorni nuovo, e un grande sforzo di immaginarsi come tenere l'esperienza di chi ha lavorato per anni in questo settore e come innestare la creatività, la novità che viene portata alle nuove generazioni. Questo è il sunto principale dell'esperienza che sto facendo qua alla guida di questa società. Stiamo aggiungendo specifiche competenze nuove attraverso ruoli nuovi, tutti noi. Abbiamo ruoli che fino a qualche anno fa non avrebbero avuto giustificazione nelle nostre organizzazioni, ma la trasformazione che abbiamo accompagnato, non dico che abbiamo prodotto noi, ma che abbiamo accompagnato, perché a un certo punto, per esempio, proprio in quegli anni in cui io ero in EMI, ed è una situazione molto particolare di quel gruppo, però alcuni ruoli non erano ancora definiti come lo sono oggi. Stiamo parlando di fino a 7-8 anni fa. Sembra lontanissimo, sembra un periodo storico assolutamente preistorico rispetto all'oggi. La realtà è che in questi ultimi 4 anni alcuni ruoli sono emersi con una definizione che prima era impossibile dargli. Sono ruoli che hanno molto a che fare con la trasformazione digitale, ma sono ruoli che anche pur avendo una definizione tradizionale come A&R, hanno oggi innestato delle competenze e delle capacità che prima non avevano. Lo stesso marketing è così. Direi che la cultura intorno alla musica, la cultura di come produrre il contenuto, ha subito un profondo cambiamento. E il cambiamento lo vediamo dal momento in cui il passaggio all'utilizzo e alla conoscenza della tecnologia è di pari passo, come giustamente diceva Alessandro, col fatto che la ricerca artistica e la competizione nella ricerca artistica è altissima. Questo non vuol dire assolutamente che ci sono chi è competente in una cosa e chi in realtà, ricercando gli artisti, fa altre competenze. C'è un innalzamento verso il possesso del linguaggio digitale che è proprio di un cambiamento di mentalità che abbiamo cercato e stiamo cercando, io tuttora sto cercando di continuare a fare in maniera dinamica all'interno del team di Warner. È una delle cose più importanti, credo, per tutto il nostro settore, per l'azienda che guido sicuramente, ma per tutto il nostro settore credo che è un principio che possiamo tranquillamente condividere come comune. Questo ci ha portato, nel momento in cui è successo questo fatto, che comunque ha un impatto di trasformazione nella vita quotidiana di tutti gli esseri viventi sul pianeta, della pandemia, ci ha portato a accelerare alcune modalità di confronto, perché anche prima molti di noi erano in giro a accompagnare artisti o a vedere artisti o in studio con gli artisti, e quindi la vita dell'ufficio aveva una dinamica che è difficile oggi immaginare che tornerà identica in futuro, ma aveva una dinamica che era fatta anche di persone che non erano costantemente tutte insieme.
questa pandemia ha portato al fatto che queste persone sono team, siamo tutti team, pur non essendo nello stesso luogo. La grande sfida di mentalità che abbiamo adesso è questa. Devo dire che anche da noi la risposta di tutte da parte di tutte le persone che fanno parte del team è stata immediata, di adesione, di sperimentazione e mai di difficoltà. La difficoltà è stata quella, casomai, nella vita quotidiana di ciascuno, che ciascuno di noi può sperimentare, ma non nell'utilizzare nuovi metodi di comunicazione interna ed esterna. E mai questo è stato di impedimento, e non lo è, sempre di più, a svolgere i propri compiti, il che mi fa pensare che quello sforzo nel creare una nuova mentalità, quello sforzo nel dare alle persone che fanno parte del nostro team gli strumenti, attraverso training che anche noi abbiamo fatto, gli strumenti per conoscere bene quello che è il proprio lavoro oggi e in futuro, quindi il presente e il futuro, abbia generato la capacità, anche di fronte a un imprevisto doloroso come questo e grave come questo, la capacità di reazione in maniera proattiva e non subendole e basta. Questo credo che sia la cosa più importante che in questo periodo posso raccogliere come esperienza, ed è sicuramente una cosa che terremo anche in futuro. Io avevo già pensato di, per abituare la mentalità a quello che sarà in futuro, una volta che ci auguriamo tutti questa pandemia sarà sconfitta, di avere dei periodi in cui si lavora comunque tutti da casa, proprio per abituare a sempre di più a essere un team pur non essendo nello stesso luogo, che per me è la sfida più importante. E quindi già a ottobre avevo previsto di rimanere a casa ben prima che si ripresentassero questi numeri così drammatici. È una cosa che terremo in futuro, una cosa che faremo, è una cosa che ci consentirà di riconvertire gli spazi dell'ufficio sempre di più a luoghi dove possiamo generare contenuto per gli artisti. Questo è molto interessante. La cosa che noi abbiamo tenuto in questo periodo sempre aperti e funzionanti sono stati gli studi di registrazione che noi abbiamo al piano terra, basement, come direbbero a New York, e abbiamo aperto un'altra parte di studio dove possiamo registrare materiale audio video che sono appositamente creati perché si possono girare video, fare servizi fotografici, eventi che in questo periodo chiaramente non si potranno fare. Abbiamo utilizzato anche quelli per una serie di nostri artisti, per cui la realtà di tutto è riusciamo a lavorare bene anche non essendo nello stesso luogo come team, e questo luogo lo stiamo utilizzando per produrre contenuto, che credo sia un modo ulteriormente trasformativo di quello che può essere il nostro essere team in Italia. Grazie Marco, molto, molto istruttivo. Andrea, anche devi togliere forse il microfono. Eccoti. Eccomi. Andrea, anche tu hai passato una fase della tua vita anche dalla parte, diciamo, delle tecnologie digitali, mi ricordo, e quindi hai affrontato questo cambiamento, e adesso chiaramente abbiamo delle innovazioni molto importanti anche all'interno della vostra azienda. Ma certo, chiaramente il mio e il nostro percorso è molto simile, no? A quello delle altre aziende. È ovvio che potrei anche ripetere le stesse cose che hanno detto Marco ed Alessandro. Chiaramente ognuno ha delle differenze dovute dal DNA dell'azienda. Ad esempio in Sony ovviamente il processo di innovazione e cambiamento è stato forse un pochino più problematico, perché è un'azienda storica, no? Che ha nella sua pancia la vecchia RCA, la BMG, la Sony, la CBS, eccetera. Però devo dire che è stato fatto con una velocità per certi versi sorprendente. Oggi l'azienda è completamente diversa rispetto a prima, anche negli spazi che abbiamo cambiato un paio d'anni fa, negli studi di registrazione chiamati RCA che abbiamo aperto 2 anni fa. Insomma, è cambiato tutto. Chiaramente c'è stato un processo, come per gli altri, di cambio di mentalità, ma questo insomma l'hanno già ripetuto. E soprattutto per quanto ci riguarda c'è stato un profondo cambiamento anche dell'identità del nostro cast artistico, perché ovviamente una delle cose
direi positive anche degli ultimi anni è che questo mercato finalmente è un mercato attivo, è un mercato reattivo. Ricordatevi che stiamo parlando in questo panel di un'industria che sta crescendo. Questo è un dato assolutamente positivo, sta crescendo anche in questo periodo difficilissimo in cui comunque, voglio dire, siamo, devo dire, tra i settori più, tra virgolette, privilegiati. Ecco. Per cui è chiaro che anche in questo periodo le nostre aziende stanno cambiando tanto. Il discorso del cambiamento è dovuto fatto da ricerca artistica, dal profilo delle persone che lavorano con noi, ovviamente abbiamo quadruplicato la forza delle INR, ci sono ovviamente nuove competenze, nuovi spazi per professionalità. Sony, come anche le altre aziende rappresentate nel panel, negli ultimi anni sta assumendo persone nuove, e quindi anche con competenze nuove e ovviamente giovani, perché è chiaro che dobbiamo anche pensare al cambiamento e al futuro. C'è poi tutto il discorso della gestione del cast artistico, che ovviamente è molto diverso rispetto a prima, perché c'è fondamentalmente, rispetto al passato, un rapporto molto più diretto e molto più trasparente con gli artisti. Questo è ovviamente complesso perché il tempo che si impiega per fare questa cosa è molto, molto ampio. Dall'altro, secondo me, è anche più interessante perché c'è un rapporto molto più diretto, c'è un confronto molto più interessante con gli artisti. Devo dire che, come tutte le aziende, per come è strutturato oggi il business, il nostro cast artistico si è più del raddoppiato, se non triplicato, nel numero degli artisti, e quindi la gestione diventa sempre più complicata e fa parte anche di un processo di cambiamento che affronteremo, che stiamo affrontando nei prossimi mesi. Quindi devo dire che è un momento molto interessante, molto stimolante sotto tutti i punti di vista, molto complesso, però come tutti i periodi complessi danno anche delle soddisfazioni importanti. Negli ultimi 8 mesi Sony ha gestito questa situazione più o meno come le altre aziende. Anche noi abbiamo adottato il 100% di smart working, abbiamo comunque riaperto gli studi di registrazione addirittura l'ultima settimana di aprile, perché poi ovviamente con tutte le procedure di sicurezza, perché per noi erano fondamentali per riuscire comunque a portare avanti le produzioni che poi sono uscite nel corso dell'estate, stanno per uscire nel corso dell'inverno. E per quanto riguarda la presenza in ufficio, da maggio abbiamo cominciato ad avere una piccola percentuale, poi l'abbiamo aumentata, siamo arrivati fino a un 70% e adesso siamo di nuovo a un 100% di smart working. Gli uffici non sono chiusi, ma diciamo che più o meno tutta la gente lavora da casa. Sta funzionando come in tutte le altre aziende, non credo sia una cosa che possa essere, diciamo, adottata 12 mesi all'anno, perché comunque il nostro lavoro è fondamentale, che il rapporto, diciamo, il confronto personale, però sono d'accordo con i miei colleghi che questa è una cosa che probabilmente ci accompagnerà nel tempo, ecco, perché abbiamo visto che molte cose le possiamo gestire anche in questo modo. Per cui il bicchiere è sicuramente mezzo pieno, c'è grande competizione, ci sono grandi produzioni, grandi dischi che sono usciti, che stanno uscendo e che usciranno nei prossimi mesi, per cui il mercato è molto attivo e credo che sicuramente per il futuro le indicazioni sono positive. Bene, adesso direi che ci sono alcune cose che sono emerse, che adesso invece potremmo affrontare più nel dettaglio, anche perché stanno arrivando anche delle domande, quindi alcune tra l'altro si sovrappongono. Una domanda, Alessandro, che è molto rilevante, anche visto il panel che c'è stato, che abbiamo seguito prima, che riguardava, devi disattivare anche tu il microfono, ecco,
perfetto. Panel precedente si è parlato molto chiaramente della ricerca e sviluppo di nuovi artisti, però una parte importante nello streaming oggi è anche costituita al catalogo. Paradossalmente c'è stata una ripresa anche di questi enormi cataloghi che nell'era del CD in alcuni casi addirittura non venivano neanche più prodotti perché i costi erano molto rilevanti e che invece adesso sono diventati una grandissima opportunità anche di sviluppo per le aziende. E chiaramente Universal è un'azienda che ha un repertorio in tutti i settori della musica, in tutti i segmenti. E come vedi questo aspetto diverso da quello che tutti pensano sempre, che il streaming sia solo mainstream? Enzo, innanzitutto una premessa: la mia azienda è focalizzata sul front line. Tutti i nostri sforzi sono per cercare di firmare tanti nuovi artisti in concorrenza con alcuni dei concorrenti che sono in video, ovviamente con tanti altri che non sono in video, per cui il nostro campo di battaglia è il front line. Uso la parola campo di battaglia perché in questo momento è proprio un campo di battaglia. La competizione, come diceva Andrea prima, è altissima, non solo con gli illustri colleghi in video, ma anche con tanti altri protagonisti che sono fuori nel mercato. Per cui ti assicuro che la nostra azienda è focalizzata sul front line. Detto questo, siamo focalizzati sul front line e possiamo farlo con tante risorse anche grazie al fatto che abbiamo un catalogo gigantesco costruito negli anni, sia di musica italiana che di musica internazionale, in parte costruito dal fatto che un'azienda come la nostra, come la mia, è diventata grande anche grazie ad acquisizioni di altre aziende. Ti faccio dei nomi: io seguo sul catalogo della Motown, sul catalogo della Island, sul catalogo della Virgin, ti potete fare altri mille nomi, Deutsche Grammophon, Decca, centinaia di nomi che sono oggi parte del gruppo Universal e che ognuno ha portato un pezzo di catalogo. Per cui il catalogo si è costruito negli anni e si continua a costruire. Ma sono voluto partire da Frontline dicendo che quello che è oggi Frontline, domani è catalogo. Se oggi io non investo tanto nella ricerca artistica, nella firma di nuovi artisti e nel cercare di portare questi artisti ad avere dei successi, non costruirò mai gli evergreen che diventeranno catalogo domani. Uso la parola evergreen perché il nostro business, e qui mi ritorno al catalogo, sta diventando molto simile a quello delle edizioni. Okay? Quindi delle case editrici di publishing. Per cui il nostro scopo è quello di creare gli evergreen che possono durare nel tempo. È cambiato molto anche quello che è il catalogo. Quando si pensa al catalogo, se parlo di catalogo con Marco, con Andrea, con te, siamo di una generazione per cui per noi il catalogo è anni 60, anni 70, anni 80. In realtà il catalogo nello streaming non va più indietro di 20 anni. Quello che c'è prima dell'anno 2000 non è tanto catalogo utile per lo streaming, è un catalogo recente. D'altronde, se pensi quando hai iniziato ad ascoltare musica, non so, più o meno tutti, forse Andrea, comunque tutti più o meno lo stesso periodo, io ho iniziato ad ascoltare musica alla fine degli anni 70, per me era vecchio qualcosa che era uscito, per me Woodstock del 69 era vecchio, uscito appena 10 anni prima. Per cui quello che vi sto dicendo immagino abbia un senso logico. I giovani e il catalogo è un bell'argomento. Ti vorrei portare un esempio. Un paio di anni fa il nostro gruppo ha prodotto un film, Bohemian Rhapsody, sulla storia dei Queen. Okay? Un grande asset di catalogo della nostra azienda. E in quel momento, e grazie all'enorme successo del film, il catalogo dei Queen ha cominciato a, come diciamo internamente, a pompare streams. Gli streams non venivano da account di persone oltre i 40 anni, ma venivano da account di giovani. Quello è un esempio di come il catalogo, un grande catalogo, della grande qualità, della grande musica, in qualche maniera sia arrivata ai giovani. E in genere
grandi eventi, film, grandissimi tour, eccetera, eccetera, portano molta attenzione sul catalogo in streaming, che chiudo, è forse la parte principale dei nostri revenues dei servizi di streaming. Penso di parlare per tutta l'industria, però è soltanto il fondamento, perché noi poi dobbiamo competere sul fronte. Certo. Senti, Marco, ti faccio una domanda che è arrivata anche da chi ci segue. Anche tu hai il microfono, forse da... Eccolo qua. Ti hanno già attaccato. La domanda è duplice. Da un lato, appunto, lo streaming ha dato anche grandi opportunità di collaborazioni internazionali, sempre e di più e soprattutto diverse anche da quello, stanno introducendo, diciamo, repertori diversi da quelli che sono stati nel passato la grande tradizione internazionale della musica italiana. Su queste cooperazioni, tra l'altro, arriva una domanda che forse si può anche associare, che è se le case discografiche, grazie al fatto che oramai lo streaming è globale, stanno immaginando la creazione di team globali, grazie appunto anche adesso alle nuove tecnologie e anche a quello che sta avvenendo per la pandemia, cioè la creazione di team che lavorano magari su progetti internazionali anche se non stanno nello stesso luogo. Queste sono, diciamo, le due cose messe insieme. Ok. Guarda, ci sono... quelle che oggi si chiamano featuring, in realtà le collaborazioni internazionali ci sono state anche in passato. Ci sono stati molti artisti italiani che hanno avuto un impatto sulla scena internazionale anche con grandi duetti internazionali, da Eros Ramazzotti, a Laura Pausini, a Zucchero, per citarne alcuni in passato, e anche minori rispetto al risultato che hanno portato questi artisti. Però diciamo che quello che è successo negli ultimi anni, sempre di più, è dopo qualche anno in cui effettivamente c'è stato un po' di ristagno dal punto di vista della capacità della musica italiana di aprirsi alla rilevanza internazionale, la tecnologia ancora una volta ha aiutato a riaprire un minimo di interesse, e devo dirti che anche questo fa parte di quel discorso che facevamo prima, vale a dire quanto la tecnologia possa essere, se conosciuta, se adottata, se vista con curiosità, possa stimolare ulteriormente non solo noi che operiamo sul contenuto, ma negli artisti per primi, la voglia, la volontà di sperimentarsi, misurarsi con colleghi artisti che sono all'estero. E questo per me, per esempio, questa è sempre stata una grande curiosità, oltre che un'opportunità di business che credo sia comune a tutti noi tre, che guidiamo le tre aziende che sono qua oggi in questo panel. Io personalmente mi sono sempre divertito a cercare di procurarlo o a stimolare le persone del mio team a perseguire questo tipo di opportunità, di possibilità. E negli ultimi anni devo dire che ci sono stati anche artisti che hanno avuto anche la possibilità di costruire questo tipo di rapporto con alcuni artisti all'estero, e quindi insieme di costruire una strada perché questo contenuto, questa musica, queste canzoni avessero un interesse negli altri mercati, fossero oggetto di lavoro in quel mercato locale, territorio per territorio, e quindi poi ci fosse circolazione di musica italiana almeno in Europa. Questo è successo negli ultimi anni con più di un artista, che sia stato Warner, che sia stato Universal, che sia stato Sony. Fino a forse qualche anno fa, 2015 compreso, questa cosa, 2016, questa cosa era molto più frammentata. In realtà poi credo che negli ultimi anni la vittoria di Mahmood a Sanremo e la successiva partecipazione all'Euro Festival ha procurato interesse in più paesi europei. Ci sono stati dei traguardi che sono stati fatti in Francia, in Spagna, in Belgio, se non ricordo male. Noi abbiamo avuto un'esperienza fantastica con Fred De Palma, per esempio, in Spagna e in alcune zone del Latin America. Credo che anche Rocco Ant adesso stia seguendo quel tipo di... Quello che a me interessa dire qua è che è
nello sviluppo, nel competere e nella competizione c'è una ricchezza enorme per tutti, per tutto il mercato, sia per chi consuma musica, sia per chi la produce e la propone. C'è un interesse comune a aumentare, a incrementare quello che sono le opportunità di sbocco su tutti i mercati degli artisti italiani. Devo dire che oggi la musica, e non solo da oggi, e tu Enzo mi riferisti a un aneddoto interessante qualche anno fa, quando qualche artista italiano ti domandò qualcosa e tu gli facesti notare che in America la musica degli artisti italiani era anche su Pandora o su Sirius. Non distribuiamo musica in tutto il mondo immediatamente. E oggi lo streaming ti consente di essere in tutto il mondo immediatamente. Cerchiamo anche di lavorare, a proposito della domanda, dall'altra parte di domanda che mi hai fatto, cerchiamo anche di lavorare con i team a livello globale, perché su alcuni artisti, su alcune canzoni ci sia uno sforzo in più di un territorio per cercare di farlo aggiungere alle playlist di Spotify, di Deezer o di Apple. Questo è un fatto crescente nel nostro modo di operare e credo che questo sia un fatto crescente all'interno di tutti i nostri gruppi, perlomeno nel nostro lo è. I team globali esistono già da tempo. Devo dire che con l'estero si è sempre più lavorato con i mezzi che sono email, telefono e riunioni che come quelle che stiamo facendo noi. Questa cosa è ulteriormente aumentata e il fatto che oggi ci siano più progetti italiani che vengono reputati o vengono ritenuti o riusciamo a far inserire in un circolo di attenzione europeo o internazionale perché hanno una sostanza di contenuto e una sostanza artistica, una potenzialità di sviluppo al di fuori dell'Italia interessante, che viene ritenuta interessante, è anche questa un piccolo iniziale riconoscimento di quello che stiamo cercando di sviluppare. Credo che tutti noi abbiamo avuto e avremo artisti release con feature internazionali importanti a breve e nei prossimi mesi, per cui ci sarà un ulteriore slancio verso questa prospettiva. Vorrei dire una cosa brevissima: chiunque oggi venga a lavorare in una realtà come la nostra, parlo di Warner, ma credo di poter estendere questo anche alle altre due aziende che sono e colleghi che sono oggi qua, ha a che fare con team globali. Tutti noi abbiamo una presenza territoriale forte, abbiamo un mandato fortissimo a sviluppare i nuovi artisti e in Italia e non solo in Italia, italiani in Italia e non solo in Italia, ma abbiamo siamo un network globale. Puoi parlare con i tuoi colleghi americani, come sudamericani, come europei, come asiatici, e tutti quanti abbiamo per funzioni, ma non solo, un network globale costante di aggiornamento, di scambio e di valutazione. Questo è anche una grande e bellissima cosa, secondo me, che c'è in questo settore e che la tecnologia e la comunicazione di oggi favorisce ancora di più. Grazie Marco, molto interessante. Andrea, senti, anche qui c'è una domanda, anche tu togli il microfono. Ecco, una domanda che è arrivata e che fa il paio con una cosa che anch'io volevo chiederti. Investimenti in nuove tecnologie significa anche, ad esempio, quello che sta accadendo col gaming, no? La collaborazione tra musica e videogiochi. E la domanda che arriva è anche: le aziende stanno investendo anche in startup, in segmenti contigui delle tecnologie, quindi un coinvolgimento anche di altre acquisizioni, magari di imprese che seguono modelli contigui, pensiamo al podcast, appunto al gaming. Voi siete un'azienda che chiaramente all'interno in pancia ha già una grande azienda con una famosa piattaforma di videogiochi. Ecco, quella parte lì come si sta sviluppando? Che forse è una delle parti che ci chiedono molti, soprattutto i ragazzi, perché sono entusiasti di questo connubio musica e gaming. Beati loro, con una console che esce il 20 di novembre, già esaurita da mesi. Mesi e mesi. No, la risposta è sì, assolutamente, stiamo investendo molto, anche perché, Enzo, questo, diciamo, facendo l'esempio, ad esempio, del gaming, è una strategia fondamentale di marketing per noi, perché ricordiamoci che il pubblico che oggi è importantissimo per questo mercato non segue i media tradizionali, non ascolta la radio, non guarda la TV. Per cui è fondamentale per noi comunque cercare di raggiungerli con quelli che sono i loro, diciamo,
la loro comfort zone. Ti faccio un esempio che è abbastanza famoso, che è stato quello di Travis Scott, che ha utilizzato Fortnite per il lancio del disco, no? Pensate che in Italia, dopo questo lancio su Fortnite, il profilo di Travis Scott ha acquisito solo su Spotify 250.000 utenti in più. Questo vuol dire che è un sistema di, diciamo, di promozione fondamentale, e questi utenti in più non solo hanno ascoltato il disco nuovo di Travis Scott, ma sono andati a risentirsi i dischi precedenti, tornando al discorso del catalogo, perché questo è il tema. Questo è un settore che nel giro di pochi anni è diventata da un'industria che vendeva dei prodotti a un'industria che in realtà produce dei contenuti per farli ascoltare, e questo è un cambiamento veramente radicale. Per quanto riguarda ovviamente l'innovazione, non è solo questa. Tu hai citato il podcast, su cui noi siamo molto attivi già da un po', avendo anche gli studi in casa, abbiamo da poco una nuova società, da qualche mese già attiva, operativa, con grandi piani di sviluppo. Abbiamo un team di lavoro che si occupa di Voice Lab, quindi dello studio di marketing per arrivare agli utenti che utilizzano Alexa o sistemi simili per l'ascolto della musica. Diciamo che c'è tutta una serie di attività che prima non esistevano e che oggi sono diventate fondamentali, e su questo noi stiamo investendo molto, non solo in denaro, ma soprattutto in risorse e know-how. Grazie. Abbiamo pochissimo tempo, però una domanda che arriva da si ripete più volte e che farei a tutti e tre, quindi ognuno brevemente, proprio appunto. Quali sono gli skill oggi di un ragazzo che voi state, vi trovate davanti per assumere in una delle tante label che fanno parte della vostra casa discografica? Quindi cosa cercate quando oggi in una persona che si presenta davanti alla vostra azienda per essere inserita? Alessandro, prima. Per me una battuta. Sì, veloce. Passione per la musica innanzitutto è la cosa essenziale. Non si può fare il nostro lavoro se non si ama la musica, non si ha passione per la musica, non si ha passione anche per l'industria della musica. Lauree economiche, essenzialmente, conoscenza dei numeri, sono le cose essenziali, capacità di relazionarsi con gli altri, apertura mentale, curiosità. Marco. Ma sicuramente tutto quello che ha detto Alessandro è necessario. Aggiungerei anche che fra le cose importanti c'è anche quella di parlare bene l'inglese, almeno, che non tutti i laureati lo parlano. No, è cosa tutt'altro che banale in Italia. Non posso ridere, ma è così, e soprattutto il fatto di conservare però una qualità che le generazioni precedenti hanno avuto, almeno in parte, che è quella di capire che spesso si inizia in un modo e si può imparare per arrivare da un'altra parte. Questo cosa significa? Che è giusto avere una bella ambizione, ma è giusto avere anche un pizzico di spirito di sacrificio. Per il resto la curiosità e la voglia di imparare a ogni step deve essere una guida fondamentale nel dimostrare le proprie competenze. Andrea? Beh, concordo con tutto. Aggiungerei una cosa fondamentale che fa parte anche della curiosità, e che è il talento e soprattutto il buon senso. Oggi questo è un settore molto complesso, in cui spesso è necessario contare fino a 10 prima di esprimersi, questo soprattutto relazionandosi con artisti, produttori, managers e tutti con quello che abbiamo a che fare. Quelli che lavorano con noi devono avere dentro di loro la cultura dell'azienda, devono lavorare per l'azienda, nel senso che ovviamente è un lavoro anche personalizzato, però è importante avere la cultura dell'azienda, di conseguenza il buon senso per me è una cosa fondamentale.
Bene, allora diciamo che dobbiamo chiudere. A questo punto io vi ringrazio e tra l'altro segnalo anche che tutti i panel che abbiamo organizzato sono panel con figure professionali che oggi possono contribuire tantissimo a conoscere questo settore, a conoscere le dinamiche. Abbiamo avuto un panel ieri molto interessante sulle risorse umane, oggi ce ne sarà uno sull'area finance, c'è stato un panel sui diritti connessi che sono un'altra area fondamentale, stamattina si è parlato di ricerca e sviluppo degli artisti, credo che mai come in questa settimana c'è stata questa opportunità di fare surf all'interno delle case discografiche, delle attività di queste aziende che hanno così tanto, si sono così tanto trasformate che oggi appunto vengono viste come un esempio per tanti settori culturali. Io vi ringrazio per essere stati presenti, vi porto anche il saluto ovviamente degli organizzatori, del direttore artistico De Gennaro che vi saluta, Francesca Grimaldi che sta lavorando su tutto questa montagna di panel che vengono organizzati. Grazie per aver dedicato il vostro tempo a questa settimana. Grazie a voi. Grazie a voi. Ciao. Buon proseguimento. Ciao.